dei bei momenti. Un buon amico, ecco. Parlando di cose serie, tu ti metti a mangiare. Oh, ma mi fate venire qua là, non mi date neanche il tempo di fare colazione. Ma ora c'ho fame, fammi mangiare. Mangi, perché chi, chi t'ha detto? Allora, Stefi ti ha messo le chiavi sotto lo zerbino e poi? Poi io prendo le chiavi, apro la porta e vado dritto in camera sua, capito? Con la madre di Stefi in giro per casa. Cioè, quella se ti becca di stridolo è un terminator. Mario, è tutto calcolato, la mamma va, si prende sempre una tisana rilassante prima di andare a dormire. E quindi quando arrivo io già sto dormendo da un sacco di tempo, capito? Poi io sono troppo innamorato di Stefi, per lei fare qualsiasi cosa. Babbo, verrò al tuo funerale. Oh, grazie per l'incoraggiamento, bell'amico che sei. Oh, ma se vuoi sapere perché ti arrabbi tanto. Però vuoi sapere perché? Lo vuoi sapere? Perché io... È la mia prima volta e non lo so se ne sono capace. Caro mio, tu devi capire una cosa, che il sesso è una questione di esperienza. Vedi, io con Betty ne ho fatto tante, quindi... Con le donne ci devi andare piano. Non ti devi mai buttare a pesce. Devi usare le paroline giuste. Alza, ti faccio vedere. Tu quando la vedi, lo fai. Amore mio, cippi cippi. Puffi puffi, trottolino amoroso. Ma che state facendo? No, stiamo provando una mossa di judo. Sì. Judo, sì. E che cosa c'entra il trottolino amoroso? Serve per disorientare l'avversario. Tomoinage si chiama. Sì. Tomoinage. Tu lo sai dove ti spezza gli occhiali, eh? Qua dentro. Qua, ossia, fila, va. Prego, signora. La ringrazio, arrivederci. Una piccola pasta per il dottore. Amore mio, ma sei fantastica, grazie. Chi è il prossimo? Ecco. Grazie. Buongiorno, prego, secondo. Buongiorno, prego. Sono Alfio Pozzi, ho telefonato stamattina, devo parlare col dottor De Santis. E adesso è un attimo occupato, volete accomodarvi? Non se ne parla proprio. La signorina mi ha detto le 10:30, adesso sono le 10:30. Beh, vi ho detto che è occupato. Prego, accomodatevi. Ma io non ce la faccio più. Un attimino di pazienza, adesso arriva. Ma che pazienza e pazienza? Io non so come è abituata lei, ma in questo paese quando si dà un appuntamento si rispetta. Scusate, cosa sta succedendo da queste parti? Mio figlio sta male e questa qui ci vuole fare aspettare. È veramente la mia segretaria le sta facendo notare semplicemente che deve aspettare il proprio turno. Vabbè, comunque, cosa ti senti? A me l'orecchio, poi la testa. Vabbè, probabilmente è soltanto un mal di denti, immagino. Tutto qua. Ma lei lo deve visitare bene. Io sono un amico fraterno del professor Croce e mi ha detto lui di venire qui. Vede, le amicizie fraterne non influiscono certamente sulla mia diagnosi. Hai preso qualcosa per fartelo passare? No. Sei allergico a qualche medicinale in particolare? No, nessuno. Sei sicuro? Facciamo così. Senti, Jasmine, dagli questo confetto. In questo intanto ti farà passare il dolore. Poi torno e ti visitiamo, d'accordo? Ne vai un altro? No. È tutto così romantico. Non vedo l'ora che vieni stanotte. Mamma dice che la prima volta è importantissima. Con Diego sarà dolcissimo. Ci amiamo troppo, Angela. Presto, presto, nascondi. Se no mamma rompe quei brufoli. E voi due che ci fate qua? Perché non siete a scuola? Siamo uscite prima perché il professore italiano non c'era. Ogni scusa è buona, per non fare il tuo dovere. Ma dico, non ti sarei mica incontrata con quel mezzo delinquente di Diego Giordano, Quello ti deve stare alla larga, capito?
Uffa, mamma! Mio cugino non è un mezzo delinquente. Hai ragione, quello è tutto delinquente. Tu sei una brava ragazza e si vede. Quello invece... Che ci vuoi fare? Ogni famiglia ha la sua pecora nera. Ah, lo sapevo, dammi qua. Eh? Dammi qua. Poi vi lamentate della cellulite e dei brufoli. Questa è sequestrata. E va bene. Vorrà dire che tra una decina d'anni verrò a restaurarmi nella tua clinica di bellezza. Contenta? Fai poco la spiritosa tu, eh? Faccio mezz'ora di ginnastica facciale. Quando torno vi voglio trovare con la testa sui libri, intesi? Sì, va bene, ciao, ciao. Mamma mia, Steffi, ma come fai a sopportarla? Io che mi lamento dei miei genitori. No, ma non è sempre così. Di solito è peggio. E pensa se scopre quelle che le combino stasera. Che fai? Che sto facendo, non lo vedi? Scusa. No, scusami tu, sono un po' nervoso. Stai partendo? Ma dove vuoi che vada? Voglio solo che questa macchina non mi lasci a piedi tutto qui. Ti darei una mano, ma di motori non ne capisco niente. Vabbè, grazie lo stesso. Tanto è il pensiero quello che conta. Senti, Alessandro, io... Vabbè, dai, dimmi. Ecco, io volevo parlarti di quello che è successo stanotte. Beh, sono venuta a cercarti apposta. Guarda che non mi sono pentito, anzi... Io sono sicuro che rifarei lo stesso. Però, vedi, non voglio che quello che è successo tra noi rovini la nostra amicizia. Tu non l'hai visto, ma il protagonista di Harry ti presento Sally dice che l'amicizia tra un uomo e una donna finisce sempre a causa del sesso. Noi saremmo un'eccezione, vero? Sì. Sai, ho avuto il dubbio che tu ti aspettassi qualcosa di più da me. No, sta tranquillo. Io voglio la stessa cosa che vuoi tu. Solo una grande amicizia, ti assicuro. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Come va fuori il dolore? Mimmo, ma che ti succede? Che c'è? Che c'hai? Non riesco a respirare. Apriamole la camicia. Ma che camicia? Vada a chiamare il dottore, se no soffoca. Luca! Aiutami, papà. Che succede? Sta male. Oh, madonna, è una reazione allergica. Giasmine, scopri il braccio, fai fretta. Tutta colpa sua. Forse abbiamo fatto uno sbaglio a farlo. Io mi sento in colpa. Perché ti senti in colpa? È successo e basta. Tu rimarrai l'amica che sei sempre stata. Forse un po' più di prima, no? Sì. Anzi, in questo momento io ti sento molto più vicino, ma... È come se avessi tradito Anna. Ma che stai dicendo? Sono loro che ci hanno traditi. Sono loro che ci hanno buttati fuori dalle loro vite. E sono loro che si devono sentire in colpa. Non ci posso fare niente, che non riesco ad essere razionale. Sento come se avessimo fatto una cosa sporca. Sei ingiusta con te stessa, sì. Sento così confusa. Io non voglio far soffrire nessuno. Silvia, noi non abbiamo fatto niente di male, né di sbagliato. Hai ragione tu, io mi faccio sempre un sacco di problemi. L'importante è che nessuno sappia niente. Su questo sono d'accordo. Quello che è successo ieri sera deve rimanere solo tra noi. E poi avere un segreto in comune rafforza l'amicizia, no? Ok, tutto a posto, puoi rivestirti. Se lei lo avesse visitato prima, tutto questo non sarebbe successo. Oggi mia figlia ha rischiato di morire. Senta, mi stia bene a sentire. Io ho chiesto al suo ragazzo se per caso fosse allergico ai farmaci e lui mi ha risposto di no, non è così? Non lo so, non mi ricordo che mi ha chiesto. Ho sentito io, l'ha chiesto ben due volte. Lei non si intromette. Ma poi che ne so io di queste cose? Ecco appunto, lui che ne può sapere, lei il medico, sbaglio. Senta, ma anche se lo avessi visitato per tempo, non sarei stato comunque in grado di diagnosticare questa allergia. Allora vuol dire che non sa fare il suo mestiere. Questo non spetta a lei giudicarlo. Allora lo giudicherà il professor Croce, visto che gli racconterà tutto. Andiamo, Mimmo. Lei non la passa liscia, incompetente. Dico, ma ti rendi conto che nessuno ha pensato a regalarci le cose utili? Figurati che ho anche uno sgancio a champagne in oro e platino. Però non posso farmi un piatto di spaghetti. Dai, lascia, la faccio io. No, dai, ci ho messo due secondi. Devo essere una perfetta vicina di casa, no? Tu sei già una perfetta amica. Sai,
Un po' mi mancano le nostre chiacchiere accoccolate sul divano. Mica colpa mia. È il vizio dei boschi quello di abbandonarmi, no? Silvia, ma io non ti ho abbandonato. Poi per quanto riguarda Franco... No, non mi va di parlare di lui. Beh, comunque... mi ha dato questa, è per te. Ci sono parte dei soldi che ti deve. Senti, hai visto Alessandro? Sai, noi abbiamo parlato della nostra situazione, però i nostri rapporti sono ancora un po' freddi. Insomma, volevo sapere come sta veramente, magari con te si confida. Beh, sta un po' meglio. Interrompo qualche cosa, devo uscire? No, no, parliamo di Alessandro. Sai, in questo momento non è felice, ma sta cercando di accettare questa situazione, di venirne fuori. Beh, siamo venuti fuori tutti, in un modo o nell'altro. Adesso pensa a te stessa, al tuo matrimonio. Sì, lo so. Però mi raccomando una cosa a tutti e due. Stateli vicino. In questo momento lui ha bisogno d'affetto e probabilmente te e Silvia siete le uniche persone che possono aiutarlo veramente. Vieni, accomodati. Grazie. Anna, non c'è? È da Silvia, ma torno subito. Io ho portato la pasta al forno. No, grazie, non dovevi. Poi, questa è la palma benedetta, domenica l'ho presa anche per voi. E poi per Pasqua vi preparerò il capretto con i piselli e la pastiera. Così ci vizi però, eh? Ma no, voglio soltanto aiutarvi. So bene che i primi tempi organizzare la vita matrimoniale è un po' difficile. Certo che tu sei una mamma mamma. Io non so se mia madre ci avrebbe mai pensato. No, ti prego, non dire così, mi metti in imbarazzo. Beh, se ti riferisci alla separazione con mio padre, guarda che ti sbagli, eh? Tu non c'entri niente in tutta questa storia. Mi stai togliendo un grande peso. Maria, purtroppo prima o poi sarebbe successo comunque. E con Anna, tutto bene? Sì, bene. Beh, se dopo così poco tempo ci fossero dei problemi, sarebbe grave. Sì, sì, certo, ma il ritorno di tuo fratello ci ha preso tutti di sorpresa. È stata sicuramente una grande gioia, però so che ha anche turbato il vostro matrimonio. Sì, all'inizio ero un po' preoccupato, ma poi per fortuna io e Anna... abbiamo parlato e abbiamo chiarito. Comincia il grande spettacolo all'Arena Jordan. Da! Allora, che volete vedere alla televisione? Beh, vedi quello che c'è. Sa tutto, film comici, drammatici, varietà, quiz. No, i quiz no, perché poi vado in crisi. Metti chi l'ha visto, che mamma mia. Ah, non me lo volevi dire, eh? Rita, a me quel programma non mi piace, va bene, mi scoccio. E poi non rispetta la libertà delle persone. Ah, ma comincia a far filosofo. Mi no, è così, Rita, scusa, perché se questi sono scomparsi, ma perché gliel'hanno chiesto se vogliono essere ritrovati? Se vogliono rimanere scomparsi, che si sbattono a fare, no? Stai scherzando, io lo trovo invece un programma utilissimo. Sì, e allora bisognerebbe fare un altro programma in risposta, no? Invece di chiamarlo chi l'ha visto, uno lo chiama, ma chi te l'ha chiesto? È così la cosa. Vabbè, va, stai zitto e mettirei tre. Ma tu mai solidale con tuo padre, eh? Lo sai che mi scoccio? Ti scoccio? Io me ne vado a letto, da quando me ne importa. Come mai? Mi senti bene? No, no, sto benissimo, solo che domani devo portare la pezzina di storia, quindi voglio essere calmo, rilassato e tranquillo. Va bene, buonanotte. Buonanotte. Ma che è Diego Giordano questo qua? È proprio lui. Incomprensibile. Sta diventando proprio un giovanotto giudizioso e responsabile. Senti, Rita, ma se ce ne andassimo a letto, pure io e te, eh? Ti racconto la favola di Cappuccetto Rosso che viene mangiato dai baci dal lupo innamorato. Eh? No, no, ma prima il lupo la deve catturare, Cappuccetto Rosso. L'ho catturato. No, no, credi. L'ho catturato. No, no, devi combattere invece. Finisci di sistemare tu qui? Sì. Devo correre al caffè. Sì, non ti preoccupare. Sai, devo finire di mettere le decorazioni per Pasqua. Anzi, dopo vieni a darmi una mano. No, no, ti ringrazio. L'idea di appendere coniglietti e pulcini di cartone alle pareti non mi entusiasma. E poi devo uscire con Eleonora. Ah, vabbè, domani però mi accompagni a comprare i regalini che devo mettere nelle uova. Sai, voglio fare una piccola sorpresina a tutti gli amici. E cosa prendi per Ale? Non lo so. Cosa credi gli farebbe piacere? Mi sembrava che in questo momento tu lo sapessi meglio di me, quello che poteva andare bene per lui. Che vuoi dire? Ma niente, che ho avuto l'impressione che si fosse creato qualcosa di più importante fra di voi, un legame più forte di quello che c'era prima, ecco. Beh, sì, credo sia naturale, sai. Tutti e due in questo momento abbiamo bisogno di una spalla su cui piangere, dimenticare gli amori passati. Certo. Silvia, ma non eri proprio tu che dicevi che le grandi storie d'amore come quella di Ale e di Anna non potevano finire? Mi sembra che stai accettando tutto con un po' troppa rassegnazione.
Beh, Anna si è sposata con Alberto. Alessandro è rimasto da solo. Le loro vite si sono separate per sempre. È inutile guardarsi indietro. Fa solo male, no? Silvia, suona strano un discorso del genere fatto proprio da te. L'amore con la A maiuscola non esiste, Michele. Non ci credo più. Forse è meglio così. Si evita di rimanere delusi. Stai già dimenticando Franco. Magari riuscissi a strapparmelo dal cuore. Ma non è facile. L'unica cosa che so è che non voglio continuare a soffrire per lui. Rita, la pizza rustica era commovente, però ci avrei messo un'antecchia di sale in meno. Amore, non vuoi un po' d'acqua? Ma sì, va. Rita, l'hai chiusa la porta? Signore, stai tranquillo, l'ho chiusa io. Dai, torna a letto. Rita, sta tornando il lupo cattivo. Ma che scena. Vieni, entra, Michele. Eleonora ti sta preparando. Vuoi qualcosa da bere? No, grazie, Ale. Senti, perché non vieni con noi? Noi andiamo al centro sociale, c'è un gruppo senegalese che suona, non capisco. No, preferisco stare a casa a guardarmi un bel film. Senti, io sono venuto un po' prima perché volevo parlare con te. Dimmi. Ale, io... Sì, insomma, stamattina ti ho visto uscire da casa nostra. Io e Silvia siamo stati insieme stanotte. Sarei uno stupido a non dirtelo. Ecco, infatti, siccome siete tutte e due miei amici, e qui non vorrei che insomma, la cosa potesse... Te lo dico io quello che pensi. Che stiamo facendo chiodo schiaccia chiodo, è così? No, non prendertela. Io vorrei soltanto che nessuno di due soffrisse, punto. Guarda che non c'è nessuna storia. Io e Silvia siamo soltanto amici. C'è stato un momento di solitudine ed è successo tutto qui. Però non vogliamo che si sappia. Ecco, allora, dato che siamo in vena di confessioni, come mai Silvia? Lo sai che è la migliore amica di Anna, non è che ti sei voluto vendicare? Ma io sono affezionato a Silvia, non la userei mai per una vendetta. E tu mi dovresti conoscere abbastanza bene per sapere che una cosa del genere non la farei mai. Ecco, infatti, siccome io voglio bene a tutte e due, a te e a Silvia, non capisco, non casco dalle nuvole, Ale. Senti stanco? Insomma, più che altro sono stressato con tutto quello che è successo oggi. Non è colpa tua se quel ragazzo stava male. Se per questo ho la coscienza a posto, ma so quello che mi ha fatto male è stata l'arroganza di suo padre. Ma sai, era preoccupato per il figlio, no? Su questo, insomma, non c'è alcun dubbio. Però, insomma, quello che non doveva permettersi è comportarsi così con te, insomma, questa forma di razzismo strisciante, insomma, non la sopporto. Non ti dispiacere per me. Io sono abituata a queste cose, mi sono già capitate altre volte. La cosa che mi preoccupa è che ti metta contro il professor Croce. Su questo, guarda, mi interessava relativamente. Io il mio dovere di medico l'ho fatto. Insomma, delle sue minacce veramente non me ne importa niente. Che c'è? Quello di oggi. Stanno venendo qua. Ti prego, non ti innervosire. Che bel quadretto. Il dottorino è incapace, si fa consolare della sua infermiera.
Passerotto, che fai, dormi? Credevi che non sarei venuto, eh? Invece eccomi qua. Io per te farei qualsiasi cosa.